D'altronde, perché dovrebbero venirgli in mente gli internati militari italiani? Se gli venissero in mente gli internati militari italiani e gli italiani sapessero di questa grande opera di coraggio che hanno fatto questi 600.000 italiani che non firmarono per la Repubblica Sociale di Salò, non lo vollero il Green Pass, non la vollero. La tessera del fascio, non la vollero l'iscrizione alla Repubblichetta di Salò. In 600.000 finirono nelle fosse comuni. Sono sepolti lì. La storia sugli internati militari italiani e su come furono venduti schiavi a Hitler è nota solo da 20 anni, da dopo il 2000, dopo che sono stati aperti in Germania gli archivi. Ora, continuano a dirmi che sono pericolosa perché non voglio essere una cavia di una sperimentazione, perché non voglio prestare il mio corpo a eventuali danni a mio carico e spese, oltre che sofferenza. Sono pericolosa perché non mi voglio prestare ad essere schedata nemmeno con un tampone. E a nessuno viene in mente che se vado in Africa mi devo vaccinare contro la malaria, devo fare questa profilassi. Non pretenderei mai che tutto il continente africano si vaccini contro la malaria perché io entro dentro un paese africano. Secondo me sono alla frutta. Non voglio danneggiarmi ascoltando in diretta le parole di questo individuo che abusivamente si ritiene il mio presidente del consiglio senza essere stato eletto. Non mi intossico delle sue parole perché penso che sia un problema suo. Se tu vuoi far fare agli altri quello che vuoi tu, sono cazzi tuoi. È una brutta vita, ti fabbrichi il tuo inferno, devi vivere e lasciar vivere gli altri per stare bene. Secondo me Draghi è alla frutta. Perché io tutti questi sivax pronti ad aggredirmi non li incontro proprio. Eppure sulla mia porta di casa ci sono attaccati dei volantini. Se vogliono suonare alla mia porta ed aggredirmi, lo possono fare. Come mai non succede? Forse il popolo ha mangiato la foglia, Draghi. E tu è per questo che hai bisogno di usare quelle parole feroci e vigliacche contro la popolazione che non vuole fare quello che vuoi tu. Tu sai che anche gli altri, quelli che se lo sono fatto, non collaborano. No, non hanno più voglia di collaborare. Povero primo ministro, mi fai pena. Che brutta fine che farai. Che brutta fine che farai? Te lo dice la discendente di un deportato sepolto nella fossa comune dello Stammlager Zwei di Hemer Dortmund, Germania. Guarda che quell'altro ha fatto una brutta fine. E tu che vuoi fare a me questo, che vuoi farmi diventare una cavia, farai la stessa fine.